Se una settimana prima la vittoria del Reno sul campo del Coriano era apparsa come semplice prestazione opaca dei padroni di casa, con meriti a parte, i gialloblu sventolano a più non posso la loro bandiera in casa di una delle sorprese di questo girone chiamata Vismisano. Proprio il netto successo permette agli ospiti di scavalcare in classifica i visanesi e di posizionarsi al quinto posto dietro le quattro corazzate del girone. Con l'immagine a cura di Eugenio Angeli entriamo subito nel vivo del match, con il Reno che mostra fin dalle prime battute un buon possesso palla. Lo scambio tra Carioli e Bandini porta al tiro quest'ultimo. Pallone alto. Il Reno capisce di poter osare. Carioli scambia con Acquaviva attraverso un alzetto su quale Siriquini buca l'intervento con tanto di spaccata finale ad opera di Taddei per l'1-0 ospite. Ci sarebbe anche lo spazio per le recrimini sul cross di Bottini, Albertani si lamenta per una spinta, l'arbitro decide per il proseguimento del gioco. Sul versante opposto, ad addormentarsi, è il centrale difensivo Rossi. Torsani ne approfitta nei migliori dei modi, ma si mostra poco freddo davanti a Lami, che ci mette una vera e propria pezza. Il Reno si fa vedere dalla bandierina, dove arriva il colpo di testa debole di Francisconi, poco dopo il tentativo è a cura di Bandini, ma Sacchi non corre particolari rischi. Ma quando Taddei decide di spaccare la partita, nessuno può fermarlo. Incursione del numero 7, con tanto di contrasto vinto, e diagonale vincente su quale Sacchi non può davvero nulla, 0-2. Trame di bel gioco che proseguono, Esposito porta palla, appoggia per Bottini, traversone del numero 2 per la testa di Bandini, Sacchi risponde, presente. Torsani, migliore dei suoi, porta palla, allarga per l'inserimento di Muccioli, Lami si salva distinto, ma Torsani recrimina per un tocco di mano successivo da parte di un difensore ospite, anche in questo caso si prosegue. Misano, che tenta di riaprire i giochi, provandoci con questo calcio piazzato battuto da Boldrini, trova centimetri e precisione, ma non la forza. Dall'altra parte, in contropiede, il Reno sfiora il tris. Alberani mette al centro, pallone ribattuto sul proprio piede in estremis, la difesa del Misano allontana il pericolo. Squadra di riposo sullo 0-2. Nella ripresa da calcio piazzato, Taddei centra subito il palo. Il pallone perviene a Rossi, che non riesce a imprimere la forza dovuta. Per l'impegno mostrato e la grande abilità, considerando la classe di appartenenza, Torsani merita un ralenti su questo stacco di testa dove c'entra un incredibile palo. Acquisto consigliato anche per il fantacalcio, quando dal traversone di Lepri il classe 2000 sforna un'incredibile rovesciata che per poco fa venire giù il pubblico del Santa Monica. D'applausi. Boldrini, dopo un recupero del pallone poco più avanti del centrocampo, cerca fortuna, ma il pallone termina alto. Ma il Reno è micidiale. Il traversone di Acquaviva innesca Sow, che in anticipo su Sacchi firma il 3-0, quasi a dire al pubblico presente, ci penso io. 0-3 e tanto di abbraccio da parte dei compagni. Quando Sacchi capisce che non è giornata, comprende che il portiere, oltre le mani, deve usare anche i piedi. Sow fa venire il mal di testa a Lepri, appoggia per Esposito, il cui tiro viene ribattuto di piede, come del resto quello successivo di Sow. L'ultima emozione del match porta la presa a terra Lami. Il Reno esce tra gli applausi sportivi e sinceri dei propri supporters e anche dei rivali. Un'altra bella realtà di questo campionato, ve l'abbiamo descritta alla nostra maniera, come del resto in Misano, non dimenticando che i padroni di casa sono una formazione neopromossa e quindi gli applausi per Bucci e company sono assolutamente meritati per quanto fatto vedere fino a questo momento.